questa è la vera apertura, quando i lecchesi, i lombardi possono finalmente venire a apprezzare questo percorso che un gruppo di amici, un gruppo di volontari, che 350 ragazzi della Terranza Scuola e Lavoro hanno fortemente voluto. C'è una coincidenza nelle date: l'anno scorso il 2 febbraio chiudevamo Tintoretto, quest'anno 3 febbraio, data non scelta ma che è accaduta, apriamo effettivamente questo percorso. Questo percorso è stato pensato, questa operazione, totalmente durante i mesi della pandemia. Questo ci ha consentito sì di organizzare il percorso in sicurezza con tutti i dispositivi per rendere fruibile questa esperienza in funzione delle norme Covid, ma è stato pensato soprattutto dentro questo tempo e con l'inquietudine che questo tempo ci ha causato a noi, alle nostre famiglie, alla nostra città, alla nostra società. Questo percorso, la testimonianza dei ragazzi, dei volontari, di tutte le persone che qui operano, è una risposta a questa crisi. L'inquietudine è un sentimento positivo che ci permette di andare oltre, di capire la lezione che questo tempo ci consegna e da dove avverrà la ripresa: avverrà dalle relazioni, avverrà dalla bellezza, avverrà dall'arte e avverrà dal camminare insieme, cercando una direzione di cammino, un senso. Finalmente siamo arrivati, entrati in zona gialla, per cui tutto il lavoro che abbiamo fatto può essere, può avere il suo scopo, no? Che è quello di essere poi aperto al pubblico, di essere visitato. Ho lavorato cercando di capire come un artista contemporaneo può entrare nel lavoro di un artista rinascimentale, e io ho avuto sempre una grande passione per Lorenzo Lotto. Una riapertura in zona gialla, la prima che ci è concessa da ottobre, e credo che anche l'accompagnamento con i ragazzi, soprattutto della scuola, abbinati a questa esperienza dell'arte, sia un ritornare a quella, non la chiamo normalità, ma quel vissuto vero, quel vissuto semplice di cui abbiamo per troppo tempo sentito il bisogno, anche dell'arte, anche di un alimento che sia per la mente e per il cuore. Speriamo che sia questa una bella occasione per tutti i lecchesi.